Arriverà un giorno in cui racconteremo di aver vissuto in un tempo in cui gli abbracci erano vietati, un tempo in cui non potevamo uscire di casa. Ricorderemo quelle settimane passate là dentro, percorrendo l'appartamento in lungo e in largo, con un camioncino che passava in strada e con un megafono ci intimava di restare chiusi in casa per non ammalarci. Ci scherzeremo su, forse. Scherzeremo delle città deserte e dell'immenso silenzio che si respirava nell'aria, delle serrande abbassate e delle file fuori dai supermercati per fare scorte di cibo. C'era un clima surreale e ci schiacciava appena ci affacciavamo alla finestra. E chi può dire che un giorno non rideremo di quella corsa per comprare un po' di disinfettante o dell'inquietudine nell'uscire di casa per buttare l'immondizia in mezzo alla desolazione di una città morta? Ogni tanto vedevi un altro essere umano in strada, sempre sul marciapiede opposto al tuo, con una mascherina per proteggersi. Vi guardavate di sfuggita, giusto una frazione di secondo, e poi via, di corsa, ognuno a casa sua. Le nostre auto prendevano la polvere mentre il cielo si ripuliva, e noi trascorrevamo le giornate inventandocele tutte per ammazzare la noia. C'era chi metteva a posto casa e chi faceva le pulizie. Qualcuno faceva una videochiamata ai genitori e qualcun altro rispolverava vecchie passioni abbandonate. E c'era Netflix per i più moderni e i libri per i più nostalgici. E poi, ogni giorno alle 18 eravamo tutti davanti al televisore per il bollettino quotidiano che ci elencava il numero dei morti e quello dei contagiati. E poi pensavamo che fosse finita lì, e invece i morti aumentavano. E poi pensavamo che eravamo da soli, e invece i monumenti di tutto il mondo si tingevano di rosso, bianco e verde. Qualcuno diceva di abituarci all'idea di perdere i nostri cari, qualcuno negava il problema, qualcun altro ci derideva e diceva che quella quarantena era l'ennesima scusa degli italiani per non andare a lavorare. Ma un giorno lo racconteremo noi il nostro dramma, e lo faremo col sorriso di chi ce l'ha fatta, di chi alla fine ha vinto. E lo faremo ricordando bene i sacrifici e la frustrazione di quei giorni, la paura di perdere il lavoro, il terrore di dover chiudere l'attività o l'ansia che ci mangiava da dentro quando ad un nostro caro saliva la temperatura di appena un grado. Lo faremo ricordando i cartelli appesi ai balconi, gli arcobaleni, le canzoni sparate a tutto volume dalle finestre delle nostre case per gridare al mondo intero che eravamo ancora vivi e che alla fine avremmo vinto noi. Urlavamo forte "andrà tutto bene" e ci davamo forza l'uno con l'altro, perché saremo anche un popolo di pigri, di mammoni e di lagnosi, un popolo che si divide e si grida addosso per qualsiasi cosa, ma siamo stati il popolo che di fronte a quel virus maledetto si è unito in una cosa sola e ha dimostrato al mondo intero che in fondo l'Italia è davvero il paese più forte del mondo. Arriverà un giorno in cui racconteremo di aver vissuto in un tempo in cui gli abbracci erano vietati e non potevamo uscire di casa, e che una volta terminata la quarantena scendemmo tutti in strada per bere, ridere e stringerci forte, perché l'Italia dopo quei giorni era risorta ed era più gentile, più solidale e più unita di quanto non fosse mai stata.